Siamo al liceo scientifico di Castelvetrano, oggi con Salvo Palazzolo si presenta il libro scritto insieme ad Agnese Borsellino, vedova del giudice Paolo Borsellino, ti racconterò tutte le storie che potrò. Ci racconta allora qualcosa anche a noi dei contenuti di questo libro e da qual è l'idea che vi ha fatto muovere questi passi importanti? Sì, nel febbraio dell'anno scorso la signora Agnese mi chiamò, lei stava male, voleva raccontare una storia, la storia della sua vita accanto al marito. Lei sapeva ormai di essere arrivata, a maggio morì, però aveva ancora dentro una forza, come dire, eccellente, una straordinaria forza che la portava appunto a voler dare un messaggio. Erano i giorni in cui erano arrivate delle lettere anonime ai magistrati di Palermo, delle lettere di minacce ai magistrati che indagano sul patto fra Stato e mafia. La signora diceva: queste sono lettere che arrivano non dal carcere ma da pezzi delle istituzioni che non vogliono che si cerchi la verità. Allora la voglia di raccontare le sue vite, lei diceva così, le mie vite accanto a un uomo straordinario che l'aveva anche cambiata. E voleva essere anche un messaggio che bisogna continuare a cercarla questa verità, perché ancora non c'è la verità sulle stragi del 92. Questo è un libro che secondo lei possa, diciamo così, anche spingere coloro i quali vogliono contribuire nella lotta alla mafia a prendere ancor più coscienza rispetto a quanto se ne fosse presa finora? Sì, la signora Agnese lancia un messaggio che è chiaro: la lotta alla mafia non è questione soltanto di magistrati e giornalisti, è questione dei cittadini che intanto devono chiedere questa verità e poi ogni giorno devono impegnarsi perché per esempio non si paghi il pizzo, perché non vigga più la legge della raccomandazione, perché le nostre città siano diverse e in questo senso allora il messaggio che ci lascia la signora Agnese è quello di portare avanti il messaggio di Paolo, che era un messaggio di, come dire, essere cittadini attenti e responsabili. Attualmente secondo lei ci sono i margini per una società migliore che possa combattere in maniera seria la mafia e di conseguenza una società che possa uscire dal guscio e contribuire affinché non ci sia tutto quello che ha detto insomma finora lei? Io credo che c'è tanta voglia di vivere nelle nostre città ed è una voglia che si esprime anche nelle associazioni, nelle scuole, nelle chiese, nel sindacato. Tutti insieme devono chiedere alle istituzioni di fare la propria parte e in questo momento fare la propria parte vuol dire un impegno straordinario perché finalmente dopo 20 anni venga assicurato alla giustizia un latitante che in questo momento è il capo di Cosa Nostra. È un latitante, Matteo Messina Denaro, che è libero perché? Perché è probabilmente il detentore dei segreti del passato, dei segreti di Rina e Provenzano, segreti economici, finanziari e politici. Dobbiamo allora chiedere alle istituzioni che si faccia luce su questa stagione del passato delle stragi e un modo per fare luce è finalmente arrestare un latitante che è diventato uno scandalo, perché in un paese civile non è possibile che per 20 anni un ricercato, un uomo che è condannato, ricordiamolo, per le stragi del 93, sia ancora libero. Siamo con Nicola Clemenza dell'associazione Antiracket Libero Futuro. Allora Nicola, oggi una giornata importante dove attraverso questo documento, quale il libro scritto da il giornalista Palazzolo e da Agnese Borsellino, e testimonia di come la lotta alla mafia vada ancora avanti. Beh sì, io potrei accorciare proprio ricordando delle parole di Borsellino proprio. Parlate di mafia e si deve parlare di mafia nei giornali, nelle scuole, nelle televisioni, purché se ne parli. Questo testimonia l'impegno che ognuno di noi deve mettere ogni giorno per la legalità, perché non si può mai abbassare la guardia. Dobbiamo dimostrare, la società civile soprattutto deve dimostrare che questo fenomeno va estirpato alla radice proprio con il movimento culturale soprattutto. Lei fa parte dell'associazione Antiracket, che è iscritta, ricordiamo, alla FAI, Federazione Antiracket Italiana. Quanto è alto o quanto è basso il livello di questo tipo, il livello di estorsioni, il livello di malvivenza, malcostume che si vive oggi in Sicilia, se ci sono stati insomma quanti altri casi e in che modo state procedendo per combatterli?
Guardi, noi in una realtà come questa, fra l'altro, avere l'ardire di fare un'associazione anti-racket proprio a Castelvetrano, Libero Futuro approda anche a Castelvetrano con la FAI, testimonia il fatto che non è come si dice qualche volta: il pizzo non si paga, la mafia non esiste, molto semplicemente qualcuno vuol deviare ciò che è. La mafia ha affinato le sue tecniche, la mafia ha cambiato i suoi modi di agire e lo abbiamo visto nelle estorsioni della nostra assistita, l'imprenditrice Elena Ferraro di qualche mesetto fa, Eden, lo abbiamo visto in più occasioni come sono cambiate le modalità della mafia di entrare nel tessuto civile, sociale ed economico. E quindi noi dobbiamo avere gli strumenti e le capacità per agire e poter difendere gli imprenditori, soprattutto, o la gente comune, soprattutto facendo capire che non solo denunziare conviene, ma facendo sì che la gente possa essere messa a conoscenza di determinate cose e possa fare cerchio su chi denuncia, su chi ha il coraggio di cominciare a cambiare le cose. Fra qualche giorno, sempre qui al liceo scientifico di Castelvetrano, ci sarà un altro importante evento riguardante l'anti-racket. Ce ne vuole parlare? Sì, effettivamente giorno 24 alle ore 17 in questa aula qui al Ferrigno verrà ufficialmente presentata alla stampa, all'opinione pubblica, l'associazione anti-racket Libero Futuro Castelvetrano, alla presenza del prefetto Elisabetta Belgiorno, che è il commissario nazionale anti-racket, alla presenza di Tano Grasso, del prefetto di Trapani e di tutte le autorità militari e civili della provincia di Trapani. Quindi sarà un importante momento nel quale proprio ci misureremo e vogliamo misurarci con questo territorio e con la sua capacità di reagire anche a quella sorta di mafia oscura, grigia, che serpeggia e che è molto pericolosa.